vedete là in fondo? Boh. No. Allora forse sarà il caso poi di usare il pennello. In questo caso io devo poi dividere il mio ovale per avere un punto di riferimento sul quale metterò il naso dei puffi, gli occhi e tutto il resto. Il naso dei puffi in genere esce dal ovale, quindi cos'è un ovale? Un cerchio un po' schiacciato. Quindi il mio naso già è uscito dall'ovale. Su questa riga io sistemerò i miei due occhi. Quello di sinistra sarà leggermente più piccolo di quello di destra ed è facilissimo sistemarli perché questa riga che ho fatto me le indica con precisione dove metterli. Poi le sopracciglia saranno sopra. Su questa linea io sistemerò l'orecchio, che l'orecchio dei puffi è un bello orecchione, bello grande, grosso. Sempre su questa riga andrò a sistemarmi la bocca. In questo caso io ho utilizzato questa riga, questa riga. Il cappello dei puffi deve toccarmi questa altra riga, quindi siccome proseguirò l'ovale della testa dei puffi, vado con un altro ovale fino a toccare la riga sopra e mi faccio un altro ovale in questo senso. Poi faccio il bordo del cappello dei puffi e scendo a completarlo con l'altra riga. Il cappello ovviamente è appoggiato sull'orecchio, quindi questa parte di testa viene tagliata perché il cappello viene calzato bene dal puffo, quindi va a cadere qui. In questa riga piccola apparentemente ci va l'ovale del corpo, quindi il nostro puffo avrà un corpicino abbastanza corto. Lo taglio a metà, faccio il codino e mi sono già fatto una parte del mio puffo. A questo punto qui dentro ci vanno ad attaccare le braccia e qui con un altro ovale ci mettiamo poi il pollice e le dita del puffo. Facciamo anche l'altro. Ormai rimane solo l'ultimo pezzetto dove devo farci stare le gambette e i piedoni che hanno i puffi. E quindi in questo caso lo facciamo fermo. Mancano solo gli occhi. Se io lo voglio far guardare in alto, posizionerò gli occhi così.
qui gli si può fare qualche gocciolina di stupore. Un po' di ombra sotto e poi si prosegue il tutto per delimitare magari il disegno con un po' di erbetta. I puffi hanno il fungo come casa, quindi tra parentesi parenti dei ronfi. Sono boschi confinanti. Sono boschi che confinano. Eccetera eccetera. Quindi avete capito come si costruisce un puffo? Semplicissimo. Adesso passiamo ai ronfi e poi passiamo a vedere cosa avete capito voi. Facciamo un applauso.